ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Una partita al Cardiopalma, quella andata in scena all'Eurosuole Forum nella gara 2 valida per la finale scudetto tra Cucine Lube Civitanova e la Itas Trentino. 5 set che hanno tenuto i 4.000 spettatori sulle spine, soprattutto dal terzo set con un calo fisiologico di concentrazione della squadra di casa dopo i primi due giocati in maniera strepitosa. Si è arrivati alla fine del quinto set stando seduti sulle spine, giocando punto a punto. Il pubblico e i tifosi sono stati eccezionali, quel settimo uomo che alla squadra di casa dà una marcia in più. La fede per la Lube vede rosso e si fa sentire con cuore, cori e cartoncini colorati, sincronizzati al ritmo di tamburi. Abbiamo chiesto ai presenti che cosa rappresenta per loro la Lube, partendo dai presidenti del club Lube nel Cuore. Rappresenta una passione enorme, rappresenta un lavoro, una fatica, ma amicizie che uniscono tutta Italia. Siamo 400 soci, tantissimi chiaramente dalle Marche ma anche da altre regioni d'Italia, che ogni volta si incontrano per organizzare uno spettacolo come quello che assisteremo questa sera. Il pubblico e soprattutto i tifosi a volte sono determinanti per vincere delle partite e voi avete un ruolo importante. Vogliamo essere quel settimo giocatore che soprattutto quando le cose non vanno nel verso giusto prova a dare quella strigliata per cambiare l'esito e sognare insieme. Che cosa rappresenta la Lube per te e per tutti i tifosi? Beh, per me ormai sono 11 anni che la seguo, puoi immaginare è qualcosa che fa parte proprio della mia vita. E per tutti i tifosi credo che sia la passione, no? La volontà di stare insieme, la voglia di divertirsi, la voglia di sostenere una squadra in tutti i momenti. Mi sono finito la voce. Non ce la faccio parlare. Una passione, divertimento. Vengo con mia figlia e che è la cosa più importante, che ci accomuna, la passione per la pallavolo ci accomuna e questa è la cosa più bella per me. La Lube per me è tutto, io vivo per la Lube, faccio tra andata e ritorno 150-160 km. Da dove viene? Iesi. Che cosa rappresenta per te la Lube? Boh, è una bella squadra e mi ci porta spesso mio padre quando fa i turni di vigilanza per vederla. Mi piace molto e alla giovanile ci fa alcuni miei amici, ci si allena. Ma tu giochi? No, io no, pallavolo, mi è sempre piaciuto e mi ci alleno a scuola, però faccio atletica. Okay. E questi giocatori come li vedi, sia in campo che fuori quando poi finiscono la partita, come sono? Ah, sembrano simpatici, sicuramente molto più alti di me, che sono 1,70. Che cosa rappresenta la Lube? Sotto ho visto che ha la maglietta rossa. Sì, la maglietta rossa per tifare sempre Lube, perché è un sogno di quando sono piccola, quindi ancora me lo porto avanti e l'ho trasmesso anche alle figlie. Quindi sempre forza Lube! Qui si disquisisce ancora sui set, insomma, che partita è stata? È stata una partita memorabile, soprattutto l'ultimo punto, perché un punto in quella maniera, fatta con quella maestria, non l'ho vista mai. Tant'anni è che vedo la pallavolo.